Dottore, grazie di tutto. Strategia per un posto di lavoro, il mio cortometraggio. È un cortometraggio comico con risvolti drammatici e ha una tematica sociale. La tematica sociale è la disoccupazione. Complimenti. Davvero un ottimo curriculum. Grazie, dottor, molto gentile, ma capirete, lavorando per un decennio, anzi oltre un decennio in più l'azienda, quindi ne ho acquisite di esperienze. Come voi sapete, l'azienda è andata in fallimento e dalla sera alla mattina tutti quanti ci siamo trovati in mezzo a una strada e adesso abbiamo il problema del lavoro. È uno che ha famiglia, capirete, dottor, è veramente problematico. Come si fa ad andare avanti? Di questi tempi, ve lo lascio immaginare, dottor. Capisco, capisco. Sì. No, voglio dire, capite, quindi mi comprendete quello che dico. Veda, giovanotto, appunto. Vabbè, detto cinquantenne, viene licenziato dall'ufficio dove ha lavorato per diversi anni, perché chiaramente l'ufficio chiude per fallimento. E logicamente sto tizio si trova a dover affrontare tutte le insidie quotidiane, tutti i vari problemi, e la cosa principale è cercare un lavoro, cosa difficile, perché essendo adulto, pur avendo una certa esperienza, ma sappiamo che è difficile trovare lavoro per i giovani, figuriamoci. Innamora proprio, scusate un attimo, dovete invecchiare. Ecco qua, guardate che amore di bambini. Ma ditemi voi, un padre, cosa fa? Si deve preoccupare per i propri figli o no? Hanno a mangiarsi il creatore. E come dobbiamo fare se non si lavora? Se tu, mica possiamo andare a rubare, ma calma, noi siamo persone oneste, che dobbiamo fare? Guardate, dottor, mi dovete credere, lo dico proprio con cuore in mano, come un fratello, perdonatemi se uso questa parola, il mio è proprio un caso umano. Certo, certo, ma veda, tutti quelli che vengono da noi hanno un caso umano alle spalle. E a proposito, è sua moglie? Che c'entra mia moglie? No, dico, sua moglie dov'è? E sta a casa a guardare i bambini, e se avesse il tempo che ci perde mia moglie a pensarsi creature, dottor. E com'è? Non l'ha accompagnata? Eh no, dottor, scusate, ma sono io che cerco lavoro, mica mia moglie. Certo, certo, capisco. Lei già ha tanto da fare. Io non voglio prolungarmi oltre su questo corto, perché altrimenti ha un risvolto simpatico, ha un finale, direi forse anche a sorpresa, non lo so, ma quindi non voglio prolungarmi oltre su questa cosa.